13 km a piedi scalzi. Ecco qua, come vedete, nello zaino, beh, credetemi, ho giusto il necessario, quindi una borraccia, power bank, attrezzatura varia per registrare, ho giusto un coltellino, non so perché, un profumo, un acciarino, un termometro e della lana d'acciaio, ma perché avevo preparato questa roba per fare delle tecniche di sopravvivenza e non ho voglia di levarcela, la lascio dentro, è uguale. Ovviamente non mi sono portato nulla di calzature e credetemi, non lo farò, e vi farò vedere anche la situazione poi dei piedi, perché questo video, questa sfida è in onore alle mie due cagnette, Luna e Alice. Doveva essere di 10 km la sfida, ma essendo che pochi giorni fa sono morte a pochi giorni di distanza l'una dall'altra le mie due cagnette, la prima è stata Luna di quasi 13 anni, infatti volevo farla di 12,6 in suo onore, e poi poco dopo è morta anche l'altra cagnetta e quindi ho detto arrotondo a 13 e la faccio per tutte e due. Andrò su asfalto e su marciapiede, io faccio partire con un'applicazione il percorso, prendo, parto, arrivo a 6,5 km. Appena arrivo a 6,5 km, qualcosina del genere, torno indietro. Camminata, 3, 2, 1, avvia. Il pezzo più bastardo sarà questo qua di casa mia, anche al ritorno, che in realtà adesso non sento. Marciapiede raggiunto. Inizia ufficialmente la sfida. Ho già fatto praticamente un chilometro per fare avanti e indietro per ste stronzate. Ufficialmente superato il primo chilometro. Veramente, veramente tranquillo. Negli allenamenti che feci, al primissimo allenamento ad esempio, andai anche fuori strada, quindi nello sterrato, e mi distrussi veramente i piedi. Vi faccio vedere con questa clip, veramente li massacrai. Infatti, quando feci quella prima camminata lì, mi dissi, non ce la farò mai. E avevo fatto solo 2 chilometri. Quindi, vediamo. Allora, devo camminare per forza in questi sassolini tremendi. Posso spostarmi leggermente, ma non troppo, perché come vedete sono su strada con un semaforo, tranquilli, non è che sono in mezzo alla strada a caso. E però lungo questo ponte ci sono sti sassolini del cavolo che fanno veramente male alle piante dei piedi. Il problema sarà quando tornerò indietro, e quindi quando sarò al termine di questi 13 chilometri. Penso sarà il chilometro e mezzo più doloroso della mia vita. Ok, ufficialmente raggiunti i 2 chilometri. Ok, sono quasi a casa di un mio amico, ora lo chiamo e guardiamo se scende per fare un attimo due chiacchiere, così prendo una piccola pausa. Perfetto, non risponde. Siano i primi problemi di vesciche. No bueno, no bueno. Per fortuna ora ho guardato solamente le punte e per ora sono solamente lì e non danno troppo fastidio. Speriamo mi durino i piedi almeno fino ai 6,5 km, così almeno il ritorno al massimo lo faccio finché non schioppo, cioè amen. Ok, mi ha richiamato, quindi aspettate, eh. Allora, non so quanto si sia capito, ma praticamente lui non va in direzione dove sto andando io, quindi non lo beccherò all'andata, ma lo beccherò al suo ritorno. Comunque, 4 km raggiunti. Ok, mi sono fermato un attimo a guardare i piedi e no bueno, non sono messi benissimo, ecco. Però non sento dolore ed è questo l'importante. Ripeto, spero di sentire il dolore, anzi spero proprio di non sentirlo, però qualora dovesse accadere, spero almeno di sentirlo intorno ai 7-8 km. Così almeno gli ultimi 5 sarebbero abbastanza tranquilli, tra virgolette. Più o meno. Arrivato a Castiglionevara e appena arrivo là in fondo, più o meno dovrei raggiungere i 5 km. Ok, non proprio dove dicevo io, ma 200 metri dopo. Ok, questo ponte che sto percorrendo, guardate qua, è tutto pieno di sassolini e tutto asfaltato malissimo, lo sto sentendo tantissimo. 6,5 km, metà ufficialmente raggiunta. Adesso si torna indietro e si porta a termine questa cazzo
cazzo di sfida. I piedi non sono messi per niente bene. Una parte ve l'avrò censurata perché c'è del sangue, mentre l'altra purtroppo si è staccata la pelle che ricopriva la vescica, quindi sta un po' sfrizionando. Ma riesco a distrarmi, riesco a non pensare troppo al dolore. Ora il bello sarà proprio tornare indietro, e il bello con questi piedi qua che ho adesso sarà ripercorrere quei 200 metri di ponte che vi ho detto prima. Giusto, mi raccomando che non vi venga fottutamente in mente di replicare quello che faccio io, perché comunque può essere pericoloso. Mi raccomando. Ufficialmente imboccati anzi questi 200 metri di tortura. Mamma mia, che dolore, ragazzi e ragazzuole. Ora inizia la vera sfida, mi sa. Appena uscito da Castiglione e mancano 4 km e mezzo. E vi posso dire una cosa, il dolore si vede che è talmente tanto che non lo sento più. Sento solamente in questo momento i talloni. È l'unica parte del piede che sento che dà fastidio. Però non male, non male, dai. Secondo me quelli che patirò veramente saranno gli ultimi 2 km. Ok, ho sentito il mio amico, sta tornando indietro, quindi lo aspetto un 20 minuti, più o meno dovrebbe metterci quel tempo lì. Almeno mi riposo un attimo. Probabilmente sarà un errore fermarsi, perché poi dopo sentirò più dolore, ma devo sfruttare il mio amico per farmi una copertina, quindi lo aspetto. Mi siedo qua e lo aspetto. Posso dire? No bueno quel che vedo. Volevo fargli un video mentre arrivava, ma è arrivato di scatto e io sto giocando un attimo qua. Oh, tra l'altro ho vinto. Si vede la mia testa? Sì, tutto. E c'è un po' di spazio sopra la mia testa? Sono un cazzo. C'è il cosetto dei numeri. Eccola. Bella. Grazie boss, ora riparto. Ok, sì, come immaginavo, fermarmi sarebbe stata una stronzata, e infatti l'è stata. Però dai, mi riprendo un attimo mentalmente e finiamo questi c***o di 13 km. Vai uomo! Non fa male! Porta su la casa e porta onore al tuo obiettivo! Grazie uomo! Ciao Roby! E dopo questa sono carichissimo. E ricordiamoci che l'obiettivo è per onorare le mie due cagnette, quindi fotte sega se mi spacco i piedi. Stronzi, ah, che male. Wow. Dimmi, pa. Sono quasi arrivato, mancano 2 km. Ah, cazzo, fa male. Porca puttana. Che male. Non posso mollare a lui. Vieni qua, ti sorpasso anche. Che cazzata che sto facendo, fa malissimo. Mamma mia. Ok, guardate qua. Mi manca quella. Manca il pezzettino finale, anche se abbiamo già concluso la sfida. Ormai non mi ferma più nessuno, ci metterò tipo 10 minuti buoni. Oddio, che dolore. Oddio, sento un dolore assurdo. Porca vacca, orca troia. Ah,
Madonna ragazzi, il pezzo più doloroso di tutta la camminata. Madonna, ma perché? Mi potevo far portare su da me, poi avevo finito i 13 km, maledetto me. Ok, arrivato. Questo ragazzoli e ragazzuole è tutto il percorso che ho fatto lungo questi 13 km e poco più. Ho finito la sfida, che bello. Ce l'ho fatta per loro. Guardate qua, 18.000 passi. Direi che non sono fake. Adesso voi li vedete. Penso che siano veramente distrutti. Mamma mia. Ma il sinistro, a parte quel po' di sanguino che c'è, è perfetto. Il destro è massacrato. Il destro, il tallone è gonfissimo. C'è una vescica che è partita completamente. Un'altra vescica e altre due vesciche esplose. Più una non ancora, una nel mignolo che non è ancora esplosa e le altre due in queste due dita che sono completamente andate a quel paese. Va bene ragazzole e ragazzole, ho portato a termine anche questa. Sono veramente contento, è stata dura. Gli ultimi 2 chilometri sono veramente... non riesco più a parlare, sono stati veramente tosti, però abbiamo portato a termine anche questa. Guardate cos'è uscito, una vescica piena di sangue dopo la doccia. Comunque mia mamma... Dai! Mia mamma dice che è scemo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze.